La mia passione per le stelle risale a tanto tempo fa. Allora credevo ancora alle favole e alle magie. Mario, dormi. Questa stanza è troppo buia, ho paura. Ora chiudi gli occhi e dormi. Allora Mario, dimmi un po', hai deciso cosa farai da grande? Mario, mi hai sentita? Ti ho chiesto se hai deciso cosa farai da grande. Ah sì, il... astronauta. Eh già, l'ho notato, che è la tua passione. Tutti quei libri, quei compassi. Ma invece di pensare sempre alle solite cose, aiutami a fare la cena. No, adesso non posso, devo andare a fare i compiti. Fa almeno quelli. Che freddo qua dentro. Scusa, ma non potevi trovare un posto migliore di questo? Ma guarda, è l'unico posto che ho trovato, contorno. E poi, così non ci vedo nessuno. Sì, lo so, però... a me non piace. Smettila, tu resta, io me ne vado. Ah, ciao Emilio! Ciao! Come va? Buona.
Senza voce. Sì, sono andata a mo' stamattina presto. Bravo, bravo, brava. Tanto stai mai fermami. Elso, ormai è il latte. Fai il debbia. No, mamma mia, aspetti il su. Ah, aspetta ecco. Che venga un po' da su perché le mie mi aiuta per venire a casa. Buon dì, come va? Come va? Ma vuoi portare il latte? Sì, voglio il latte, portare il latte. Così poco romantico.